Bentornati nella cucina di Monica. Oggi prepareremo insieme il babà rustico. È un rustico che è sempre presente sulla mia tavola, nei compleanni, nei formaggi, nelle varie feste. Adesso andremo ad elencare gli ingredienti. Abbiamo 600 g di farina, 4 uova, 150 g di burro o margarina, dipende voi quello che ci volete mettere. Abbiamo 2 bicchieri di latte, 100 g di salame, 100 g di prosciutto cotto, 150 g di formaggio grattugiato che io ho fatto misto, ho messo della grana e ho messo del formaggio cacio ricotta di capra e poi un cubetto di lievito di birra fresco, del sale e del pepe. Adesso andremo ad impastare il tutto. Come prima cosa andremo a mettere il burro. Questo è temperatura ambiente, vi raccomando non lo mettete freddo, sennò il babà non vi cresce bene. Poi aggiungiamo il latte. Io metto sempre prima i composti liquidi e dopo poi metto farina e formaggio con il lievito, lo sbriciolo leggermente e aggiungo le uova. Questo è il primo passaggio. Andremo a aggiungere la farina in questo modo. Vediamo, facciamo assorbire ben bene. Una volta che la farina si sarà ben amalgamata con tutti i liquidi che abbiamo messo dentro e il lievito, andremo ad aggiungere il pepe. Mettetene un po' di più, il pepe ci vuole sempre, nei salati specialmente, e poi il sale. Io non ne metto abbondante di sale perché comunque abbiamo il salame, abbiamo il formaggio che già danno quel senso di salato. Poi adesso andremo ad aggiungere il formaggio in questo modo, accorporiamo il tutto così. Poi, come cosa finale, andremo ad aggiungere il salame che ho fatto tagliare dal salumiere a pezzettini, così non sottile, e anche il prosciutto. L'impasto è pronto, adesso andremo ad imburrare, ad infarinare una teglia e lo metteremo dentro. Adesso andremo a mettere il nostro composto in una teglia, eccolo, ho preso la teglia del papà, ma voi potete prenderla anche rettangolare, così fate dei quadratini, come voi volete, è tutto molto soggettivo. Aiutate con un cucchiaio, mi raccomando, così cercate di far venire uguali dappertutto. Poi con un cucchiaio immergete un po' d'acqua e andate a livellare sopra in modo che non si attacca senza acqua. Il nostro babà adesso deve solo crescere. Io ho già acceso il forno a 200 gradi. Quando metterò dentro il babà lo metterò a 170 gradi. Questo adesso crescerà almeno per un'oretta, dipende poi dall'ambiente in casa, il calore che c'è nelle vostre case, e dovrà cuocere per una trentina, 35 minuti, dipende, poi ve ne accorgerete. Una volta che sarà cresciuto, lo andremo ad infornare. Adesso lo facciamo cuocere ben bene e dopo lo taglieremo. Il babà rustico è pronto. L'abbiamo fatto raffreddare un po', se non si può girare. Poi ci aiutiamo con un piatto.
Virtualmente ne offro una fetta a tutti voi. Se anche questa ricetta è stata di vostro gradimento, vi aspetto alla prossima. Ciao ciao!